Sergio c'è so, giovani che hanno sacrificato le loro vite e hanno impegnato le loro energie per combattere per l'Italia indipendente e unita nella prima guerra voluta per liberare la nostra nazione. È arrivato il Presidente del Consiglio Comunale Eugenio Gianni, che ringraziamo per la passione con cui segue le iniziative dei comitati per il risorgimento, e li facciamo ammirare. Le bandiere che vedete sono parte del lavoro che stiamo svolgendo per restaurare i vessilli che furono innalzati proprio sui campi di battaglia dagli studenti delle università di Siena, di Pisa e dell'Istituto di Firenze. Ecco un goliardo portato da Maurizio Mancini, tagliato in punta, come racconta la leggenda e la storia insieme, per poter sparare meglio contro il nemico dalla parte opposta. La parola a Eugenio Gianni, con molti ringraziamenti per il Comune di Firenze, e poi il corteo arriverà fino a Santa Croce, dove nel cenacolo, che qualcuno ricorderà, si svolgerà la parte seconda della cerimonia. Io ringrazio. Ringrazio ad Alberto Scarlino, che è presidente del Comitato per il Risorgimento, un comitato molto attivo e importante a Firenze, perché è grazie al comitato che abbiamo sviluppato tante iniziative durante i 150 anni dell'Unità d'Italia, e in questi tempi sviluppiamo altre iniziative nella prospettiva dei 150 anni di Firenze Capitale, che vivremo nel 2015, visto che la capitale a Firenze fu proprio nel 1865. Ad Alberto Scarlino è riuscito a mobilitare, anche con i costumi, un'idea di quello che questa loggia rappresentava in quegli anni, il punto di riferimento, quando il ratto di Polissera, quella statua che vediamo là in fondo, scultore Pio Fedi, fu posta qui come ringraziamento a Firenze per il ruolo che svolgeva nell'Unità d'Italia, e naturalmente alla lapide che ci porta qui, quella dei caduti, che è dietro di me, dove vediamo ricordati nome e cognome
dei valorosi toscani che dal 1848, e la ricordanza di Curtatone e Montanara che abbiamo oggi, il 29 di maggio, al 1870 si impegnarono proprio a costo della vita per arrivare a quell'Italia unita che vide la Toscana punto di riferimento insieme al Piemonte. Thank you.
la Santa Croce. Qui parlano le statue. Alte memorie fummo, qui invocate, e segni di un paese che in risveglio tornava a sé, ad invocar domestico un focolar nutrito di scienza e di bellezza. Alte memorie fummo, e nostalgia d'amor per ciò che pur apparve segno di dignità, sogno di libertà, riscatto da umiliato indice di lunga servitù e da abdicato onore. Ora è il viandante che passa e che dice: se sarà silenzio, conservate la vostra dignità fatta di sdegno. Se sarà oblio, rinnovate la vostra civil preghiera della sera. Quando taceranno le voci della notte, silenzioso parli il di voi messaggio, e si sposi mite e forte con il tacer delle cose. Perché di Santa Croce il silenzio parla, e solitario ispira allo sperduto passo il sentiero che guida dove l'anima chiede, dove il sentir conforta, dove lo spirito cerca. Muto di Santa Croce si nutre il linguaggio di mesto rimpianto, di delusa veste, di spento dolore, ma ribelle si volge al messaggio tradito, impetuoso torna agli impediti passi, indomito grida all'ansia che cerca. E qui parlano ancora le memorie di Santa Croce. Se sarà silenzio, parli la mia memoria, invochi alate e trepide le famiglie. Immediato dopo guerra, dove hanno determinato una caratteristica politica che si è protratta poi nel tempo. Le ringraziamo. E poi i volontari, questa parola, i volontari, ha trovato in quei ragazzi, in quegli studenti universitari, io ho dedicato la mia vita all'università, quindi ho un particolare sentimento, quei ragazzi straordinari, che con un'espressione che mi viene spontanea, non è appropriata, hanno preferito stare sotto le bombe che sopra le macerie, si sono buttati, sono entrati nella storia e chi di loro aveva la certezza di tornare. Faccio l'annuncio che noi speriamo che, come 165 anni fa, la consegna ufficiale della bandiera, che vedrò dove e come, sia avvenga il 29 giugno. La bandiera fu consegnata il 29 giugno dalle dame milanesi, dalle milanesi ai prodi toscani. Proprio perché c'è scritto i prodi toscani, e questo mi rivolgo anche ai comitati delle altre province, l'idea è stata, devo dire con piacere, è stata accettata dal Presidente della Regione, la bandiera sarà al centro dello scalone ufficiale della Regione nel Palazzo Strozzi Sacrato. Quindi quando i visitatori di tutto il mondo economico e culturale arriveranno alla Regione, nel Palazzo Ufficiale del Presidente, troveranno la bandiera originale. Buonasera a tutti. Sì, per verità, gran cosa. Sono qui per ringraziarvi, ma anche per ripetere l'invito a seguire le vicende della bandiera, che è un testimone che per 165 anni ci ha accompagnato in maniera più o meno nascosta per rammentare questa grande prima impresa per la fondazione del Paese Unito d'Italia. Quindi è una bandiera che è semidistrutta nella versione originale, ma attraverso lo studio, le ricerche aride di notizie all'inizio, ha comunque rivelato molto significato. Ecco, io credo che accostarsi a un oggetto così negletto, ormai dimenticato dai più, e vedere quante cose possono riemergere, di quale valore, di quale idealità è intrisa una bandiera, io credo che faccia bene a tutti, certo male non fa. E il fatto che addirittura ci sia un'anima
femminile proprio, che trascorre da chi ha voluto questa bandiera, dedicarla ai provi toscani, erano le milanesi, erano quelle donne patriote che non erano soltanto a tirare d'ago oppure a passare il tempo nei salotti in maniera più o meno oziosa. Erano persone che avevano una grande tempra ideale e quindi è importante che riemergano questi valori che servono oggi. Bisogna rinnamorarsi delle personalità che hanno formato queste prime fasi della formazione del nostro paese. Quindi vi invito a riscoprire queste cose quando verrà presentata l'originale della bandiera delle milanesi. Noi speriamo di poterlo fare alla fine del mese di giugno, il 29 per la verità. Grazie a tutti.